Oh, eccomi qua! E uno alla volta, uno alla volta, per carità! Buonasera, signor Biden! Sì, pronto! Ah, è lei, signor dottore? Sì, ah, sì, sono io! Questa sera il barbiere di Siviglia! Ah, sì, un attimo! La saluto, incantevole signora! Il giovanotto e il dottore cercano il suo diretto sposo. Grazie, grazie, signor Padre. Leonardo, lo sai che sta per il sta sempre sotto la cantina. Quindi va Giovanni, fammi un piacere, fammi la chiamare e dire che tu vuole un dottore allo telefono e che stai spicciando a vedere i conti. Vado subito, mi recepito. Volo. Sembra che c'è un cuore con scaricchi rotto, vuole da te. Che non lo fa più, eh? Che vuole? Shhh! Andò! Pronto? Pronto? Sì, ah sì, sì, dottore, mi scusi, sa. Sì, è che l'ho chiamata stamattina, ma lei non c'era. Guarda, è roba che non ci si crede, oh! Ma come qui ci ha fatto cuore? Come Maria Aurelio? E poi sulla pure il freddo, sì, sulla pure. Ma dire come? Come fa a sapere questo? Ah, sì, lo so. Mi è capitato tante altre volte. Ah, questa volta perché 15 giorni. Ho chiamato sempre io. E 5 volte l'ho con una notte. Mi scusi, dottore, mi scusi. Chi si ricorda? Le voci? Sì, sì, ce l'ho una volta, guarda, ce l'ho più di sopra. Oh, è mio, subito. Quante? 20 voci? Oh, ma non mi farà dormire troppo 20 voci di vai? Vabbè, grazie, grazie. Quante volte ti ho detto che non ci tendina con un vestito nuovo? Eh? Una poverata, che è una poverata? Ho squattato tutto come un monetto. Dimmi un po', guarda qua queste. Che? Ah, me lo devi dire tu che? Sono soldi da pagare, la luce, il telefono, il mutuo di casa. Oh! Bastasse questa? Che? 800.000 lire per una bomba elettrica. Ah sì, è la bomba che mi serve quella lì per un progetto, quello che ci sto a fare adesso, no? Ma ancora con la storia va avanti. Oh, è 2 anni che spedito su progetto alla ditta Kohler lassù a Torino. È da 2 anni che telefoni ogni giorno senza averci risposta. Oh, ma la voglio capire o no? Che lui progetto, come lo chiami tu, non vale cosa. Stai buttando via i soldi dalla finestra. E invece funziona. Non vale cosa. Te dico che funziona. Non vale cosa. Dio. Funziona, oh. Non vale cosa. Funziona, o vedrai. Ecco, vieni. A me non me devi trattare così, perché dopo mi via subito. Ecco, mi mando fiati. Che dici che è un medico? Meglio no, eh? Comunque il progetto fu giù. Sì, come no? E la ditta Cole mi era qui a pregare in ginocchio e te lo dico io e gli chiederò tanto i soldi. O vedrai tu, o so io quello che fai. Sì, sì, vabbè. Dai, va giù la cantina, Andreotti. Che ti è successo? Che c'hai che non ti danno? Che c'ho? Ti rispondo con una parola.
sola, chiara, equolente, patto. Se dice eloquente, no equolente. Ma costà che non potete stare in pace un minuto. Sembra litigare. E che è colpa mia? Ah sì? E lo sai che ha fatto storto il tuo caro paparino? Ha speso, o meglio, ha buttato via dalla finestra altri 800.000 lire per cui il dannato progetto dello smaltimento dell'acqua sporche. Oh ma, io te capisco, ma se papà è fatto così, vabbè, vabbè, è male quanto te pare, vive sulle nuvole, non c'ha alcun senso pratico, è un sognatore, ma ormai ce lo sai, è l'assassino. Certo, certo, ho capito, la gattina di sta casa sa mio figlio. E dai, ma... Vabbè, vabbè, vediamola appena andrò verso sta storia, va. Oh, ma mica devo buttarla sul trascico. Facciamo come sono comune. Come sono comune? E certo, come sono comune. Sono aumentate le uscite e noi altri facciamo un taglio sulle spese. Vorrei dire che la vacanza che hai progettato in Sardegna il prossimo mese... Eh no, eh! Eh sì, eh! Eh no, questo mamma non me lo puoi fare! Oh, ma mica so io sta cocca mia! Oh, no, no, no! Tra la vacanza tua in Sardegna e la pompa del tuo progetto è stato rapido a scegliere la pompa! Questa è una carognata! Ah, dunque io sarei una carogna! Io perché fino ad ora... Le stupidate di quell'incapace sono cascate sulle spalle mie, no? Eh no, cocca mia! È ora che lo provi pure sulle spalle tua, che significa che c'è un sognatore dentro casa. Intanto tu cominci a sognare a Sardegna. tu vai a parlare con Babbo. Sono alla messa e poi ho accompagnato a casa Emma, che non sta dando messa. E poi sono venuta a Piatro Atti. Ehi, fa tu Emma, e che c'ha Emma che sta male? Ma che ne so, ha detto che gli fa male qui sopra lo prosciutto. Il dottore ha detto che ha lambata, ma non ci capisce cosa sa. Ci ho pensato io, Alida, ci ho pensato. Siamo usciti da Beppe, quello che segna l'osse. E poi ho cacciato l'occhio cattivo, io personariamente. E poi, lo sai che io ho trovato dentro cucina della camera sua? Tutta una ciocca intrecciata dei capelli. C'è sicuro qualcuno che gli vale male, sa, la pure Emma. Ah, ma mo, adesso ci sto io, vedrai. Adesso ci sto io e vedrai. Ma dimmi un po', Alida, fammi capire. Ma che ti è successo, che cosa? No, ma che mi dovrebbe essere successo? Che ne so, te vedo tutta strana. In verità, ti ho fatto un andrò a cagnare con Marino. Il lupo non ha niente. Ce lo sapio, ce lo sapio. Oh, senti, ma non cominciarti? E io te l'ho detto e sei da diretta a me, eh? Ecco. No commente. Ecco, bravo. Adesso ho l'appuntamento della parrucchiera, vado a finirmi di prepararmi. Una fattura. Per me si può spiegare solo che è così. Una fattura. Qualcuno ha buttato addosso una fattura quando arriva a Dasha. Oh mamma, che stai a dire? Eri tanto innamorata. Vedi solo che andò. Cambavi solo per andò. Io ci ho provato, sapri, te lo. Niente. Una fattura. Non comincia mai, non comincia. Sì, sì. Va, va, sa, va, cogliona. Non me la meretta, sa, che infatti te trovi. Vado un po'. Che se non ci fossi io in questa casa. Ma io mi chiedo. Ma da chi può aver pigliato sta figlia mia che non c'ha un mocco di sale dentro la zucca? Certo, da me non di sicuro perché modestamente metto un cervello che funziona niente male. Può aver pigliato solo la lupa buon'anima.
fosse la cimbala di su quando l'avrei curato gli occhi. Maria! Oh, signor padre, e madonna però... Ma mi era sembrato di sentirla gridare un attimo fa. Ma che è? Ce l'ho spaventata? No, no, ma venire via un colpo. No, no, che mi credevo di essere sola. E stavo pregando per la buona anima del marittimo. Ma se vuole la lascio pregare in pace, la lascio. No, no, io sto assolutamente... di quella faccenda. Mi avete proiettato l'altra sera. Ma prospettato l'altra sera. Eccomi qua poi, sono tutto orecchi. Sì, ma ce se ne dici piuttosto. No, perché se c'è chi ha fatto un mia dopo...